Ciao. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Ciao, ciao a tutti. Sono Giulia e vi saluto dall'etere con la nostra ospite di stasera, Silvia Sironi, per la nuova puntata di Meet Science e in particolar modo della rubrica Minority STEM. Perché? Perché Silvia non solo è comunicatrice divulgatrice, posso dire anche divulgatrice? Vabbè, diciamo, ma sì, si Diciamo, vabbè, può dire. Sì, si può dire, scientifica e anche membro del team di Cheese Scientist, di Meet Science, sto cominciando a fare lapsus terribili, di Cheese Scientist che è un progetto giovane e molto interessante di comunicazione scientifica di genere. Ma prima partiamo con chi è Silvia e che cosa ha fatto. Allora, io riprendo dalla sua biografia essenziale, quindi prima di tutto dico che Silvia è una collega in biocose come Non me, sono biologa, lo dico perché non so niente di animali e piante, quindi proprio ho un buco. Ho studiato biotecnologie mediche, quindi so nel senso. Sì. Sì. cose di corpo umano. Esatto. Biomed, sì, no, però dai, ci sta, nel senso, anch'io Ah, adesso sono lo specifico biomed. sempre perché tipo quando dicono biologia le faccio no, ma io le piante voglio, gli animali non lo so. Sì, non parlatemi di cloroplasti, mi confondo, questo lo dico Esatto. sempre anch'io, perché ormai purtroppo ci è passato un po' troppo tempo da quando li ho studiati con il Esatto. dettaglio, quindi potrei confondermi gravemente, e infatti chiedo sempre di evitare domande, ma ogni tanto non ci riesco, fa niente. E questo è grave, perché in realtà io ho fatto biologia, ma fa niente. Sì, vabbè, si può sempre ripassare, però vabbè. E, appunto, un dottorato sulla leucemia mieloide acuta, quindi malattia del sangue. E, si può dire che è un dottorato in qualche modo, oltre che di biomedicina, di medicina traslazionale, cioè di biologia applicata, più o meno. Non nel mio caso, Non ma nel tuo forse sì, caso. dipende, forse sì. Era, sì, forse sì, ci sto ragionando perché sono passati Sì. anni e forse una parte di me vuole rimuovere quel periodo della mia No, vita. no, dai. No, certo. No, però sì, un po' sì, perché comunque io utilizzavo campioni di pazienti, quindi c'era anche una parte traslazionale, sì. Ospedaliera. Sì. Ospedaliera, io lavoravo in ospedale, quindi sì, assolutamente si può dire, però era anche medicina di ricerca di base, perché comunque mi occupavo di meccanismi biologici di base, insomma, delle cellule tumorali. Sì. E quindi appunto diciamo una base di ricerca accademica all'Università di Monaco e dopo il dottorato, tada, master di Ta-da. giornalismo e comunicazione della scienza, quelle cose bellissime che l'AIFA si ostina a ignorare, come avete Esatto, fatto ben non notare. pervenuto. Non pervenuto, no, perché per chi non lo sapesse, di recente AIFA ha aperto un bando per la selezione di comunicatori e comunicatrici scientifiche in cui non venivano valutati positivamente come titoli abilitanti le lauree in discipline scientifiche e particolarmente i master in comunicazione della scienza, che essenzialmente sono fatti apposta per formare queste figure. Quindi Esatto. la cosa stupiva molto, oltre che ha indignato parecchi, tra cui anche voi giustamente. E diciamo che hai fatto un inizio di carriera col botto lavorando con Elena Cattaneo. Cioè, Sì, ho wow, quando l'ho lavorato, per... letto, sì, ho lavorato fantastico! per 3 mesi, mi sono occupata dell'organizzazione di un STEM Day, che è un evento europeo di comunicazione della scienza. Sì. E un inizio di carriera col botto, ma voglio normalizzare la vita di noi donne scienziate, che dall'apparenza sembriamo scienziate col botto, in realtà no, perché dopo il dottorato. Prima, durante, mentre lavoravo con la Cattaneo, facevo anche la cameriera, quindi sono retrocessa, anzi, a me non piace dire retrocedere perché comunque lavoro nobile, ma nel frattempo che cercavo di capire cosa fare della mia vita, ho deciso di lavorare come cameriera, mentre studiavo per il master e poi ho lavorato anche per la Cattaneo. Wow. Quindi tante, sì, diciamo.
tanti passaggi prima di arrivare a dove sono ora. Difatti, no, no, infatti, perché poi va bene, parleremo più ampiamente, però è, la cosa è molto importante, perché insomma è una cosa, cioè è una professione che insomma uno si domanda, ma io come faccio a diventare così? Cioè è ancora più difficile, già il mondo accademico è multiforme e alla domanda come si fa a diventare ricercatore la risposta può essere molteplice e molto confusa. Ma diciamo che anche in questo caso non è che si scherza, perché no, diciamo che no, è stato complesso uguale. No. Adesso invece lavori all'Helmholtz Centrum di Monaco. Sì, sono tornata a Monaco, ho fatto un ping pong, ho fatto il trotto a Monaco, poi sono tornata in Italia perché mi mancava l'Italia, poi in Italia ho riragionato un po' come avevo ragionato per il dottorato, ho deciso di ritornare in Germania per varie motivazioni che potrete immaginare. Vabbè, sì, quindi siamo qua. Esatto. Siamo qua, adesso sono a casa dei miei in Italia, però in realtà sono a Monaco. Certo, vabbè, poi magari ne parleremo più, cioè, con calma. Per curiosità, sì, per certo. Curiosità, esatto. Prima di tutto, per introdurre la live di stasera, dobbiamo dire che cos'è il progetto Cisa Scientist, perché... è un progetto di genere, nel senso che siete tutte donne, giusto? No? No, 90 è qualcosa per cento. No, abbiamo uno. Sì, di cui siamo molto orgogliose, che si chiama Emiliano Faresin. Allora, poi adesso magari sto deviando la tua scaletta, ma abbiamo appunto recentemente fondato l'associazione. E abbiamo reclutato, diciamo, soci fondatori, reclutato nel senso abbiamo chiesto a persone di cui ci fidavamo e che erano molto interessate al progetto, e tra questi c'è appunto Emiliano Faresin, che è anche lui un comunicatore della scienza, che abita anche lui in Germania, che ha accolto la proposta, anzi con entusiasmo, anche perché sua moglie è una professoressa ricercatrice, quindi conosce benissimo il problema da vicino, ce l'ha in casa, diciamo, insomma lo vive sulla sua pelle anche lui, e quindi ha deciso di unirsi a noi e siamo molto contente. Bello. Molto contente, sì, perché infatti dire progetto di genere non significa, o comunque che si occupa di scienza di genere, non significa dire che solo un genere ammesso in questo tipo di progetto, ma no, significa che lo sguardo è quello pluralista e attento alla problematica di genere, e la problematica di genere in realtà è una problematica importante non solo per il genere che viene considerato minoritario, cioè nel senso che viene considerato o che ha nei fatti un trattamento svantaggiato, ma in generale è la questione di mancanza di balance, si dice, di equilibrio, no? Di equità tra i generi, che è una cosa che alla lunga in realtà logora sia il lato privilegiato che il lato non privilegiato, creando una artificiosamente, insomma, uno squilibrio tra le due parti della società, e ne parleremo anche dopo magari. Però questa era una cosa interessante di cui tra l'altro avete parlato di recente presentando questo libro. Sì, esatto. Che è super interessante. E appunto il vostro progetto si potrebbe dire che è ambizioso, perché appunto parlando della scienza con un'ottica di genere adotta un certo tipo di sguardo sull'analisi di quei problemi che sono trattati in diversi contesti, in diverse maniere, però voi applicate molto l'ottica sistemica, diciamo un'ottica che assomiglia molto a quella degli studi di genere, in cui il pluralismo deve essere, cioè è visto, no? Il pluralismo nella scienza è visto come un valore in sé da perseguire come cammino necessario in un percorso di equità. E quindi questo, appunto, come è stato finora e in che cosa consiste il progetto di Cisa Scientist e come si evolverà, visto anche le evoluzioni recenti? Sì, allora, appunto... Domanda lunga, scusa. Adesso devo rifare il mente locale. No, Cisa Scientist è un progetto che nasce appunto nel 2017 da un'idea di Nicole Ticchi.
che saluto, che è la nostra presidente, tra l'altro, giustamente. Nasce appunto come progetto editoriale e si rimpolpa, mi viene da dire, in quest'anno, oddio, siamo nel 2021, no, in realtà a partire dall'anno scorso, quindi dal 2020, quindi a metà pandemia, con l'inizio di progetti più, passami il termine, strutturati. Il primo progetto che, più strutturato che Scisa Scientist ha fatto è un progetto dal titolo Fail Like a Scientist, con lo scopo un po' di togliere gli stereotipi attorno al fallimento. Tu mi dirai cosa c'entra il fallimento con il gender gap? In realtà c'entra perché le donne, ci sono degli studi che mostrano come, oddio, il fallimento è percepito in maniera terribile anche dagli uomini, anzi, però è visto come una delle motivazioni che porta poi al gender gap, la famosa sindrome dell'impostore, diciamo, no? Quindi il nostro scopo era quello un po' di sensibilizzare le giovani ricercatrici e giovani scienziate all'idea che fallire è normale, è ok, e anzi addirittura la scienza si basa sul fallimento. E non potrebbe esistere senza fallimento, anzi, ogni scoperta parte da un fallimento fondamentalmente. E niente, quindi questa è stata la prima campagna digitale, diciamo, che abbiamo fatto, dove abbiamo parlato con una ricercatrice, abbiamo parlato con la fondatrice della scuola di fallimento, abbiamo parlato con l'insegnante di mindfulness che ci ha dato degli strumenti per gestire, diciamo, il fallimento o accettarlo, e poi abbiamo coinvolto con una call to action le ricercatrici, ragazze, giovani scienziate, eccetera, eccetera, per condividere con noi i loro fallimenti e sentirsi meno soli. La seconda grande campagna, che in realtà è stata la campagna per noi che ha un po', diciamo, cambiato le sorti di Scisa Scientist, così si può dire, è la campagna legata all'11 febbraio, che è la giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza, per cui abbiamo organizzato fondamentalmente una settimana di eventi, ma un mese di campagna. Durante questa settimana abbiamo invitato vari ed eventuali personaggi a parlare di donne e scienza. Abbiamo invitato, il primo evento è stato con ricercatori e ricercatrici da tutto il mondo, che effettivamente si sono connessi da 5 continenti, per parlare di come il gender gap venisse gestito e trattato nei loro istituti di ricerca e nella loro nazione e a che punto era arrivata la nazione di residenza. Quindi c'era chi si connetteva da Singapore, dalla Svizzera, dalla Germania e 2 ricercatrici dall'America. E quindi ci hanno fatto un po' una panoramica molto interessante, anche perché a noi interessano tantissimo i dati, cioè interessa portare avanti un'idea e un concetto basato sui dati e non sul sentito dire. Siamo scienziate e crediamo che il valore di un dato sia inestimabile, quindi per noi questo approccio, magari l'avrei notato anche sul nostro canale, è fondamentale. Poi abbiamo invitato delle giornaliste scientifiche, abbiamo invitato Roberta Villa a parlare della comunicazione, della narrazione, delle scienziate, insomma, nel giornalismo, ma anche Romualdo Gianoli, che è un giornalista scientifico uomo, proprio perché per noi è fondamentale coinvolgere non solo donne nella narrazione e nella discussione, ma anche e soprattutto uomini, perché siamo convinte che senza uomini non ci sarà un vero cambiamento. E oltre a, insomma, questa settimana di eventi, abbiamo anche lanciato sempre una call to action chiedendo a ricercatrici donne di mandarci una loro foto mentre svolgevano una loro passione. Ok, perché questo? Perché un altro obiettivo della campagna era quello di scardinare un po' anche lì lo stereotipo di che cos'è una donna nella scienza, cioè non solo che cos'è uno scienziato, ma anche che cos'è una scienziata, cioè di eliminare un po' quella patina di perfezione, di superdonna irraggiungibile che caratterizza un po' le poche donne che vengono narrate nella scienza e quindi ridare un'aurea di normalità alle persone, alle donne che fanno scienza. Ok? Sì. Quindi non so, ragazze, io le chiamo ragazze,
perché insomma hanno la nostra età, donne scienziate ci hanno mandato foto di loro che arrampicavano, che camminavano, che facevano pallavolo, che scalavano, che pulivano un cavallo, perché non so, una ragazza è appassionata, cavallerizza, quindi proprio in delle situazioni di normalità, ok? E poi ci descrivono la loro ricerca, proprio perché anche pensando alle future generazioni, sì, io sono una ragazzina, magari mi sento anche un po' intimidita a pensare che sì, la scienza mi piace, ma io non sarò mai come Marie Curie che ha scoperto, no? Sì, esatto. Il sacro Nobel, capito? Due Nobel, quindi chi sono io per anche solo aspirare a diventare come lei? No, in realtà la realtà è molto diversa. Sì. E quindi ci sono state un po' questa campagna che ha avuto un grande successo, devo dire. E poi un'altra persona che abbiamo coinvolto, che ci sta tanto a cuore, è la donna a caso, di cui non sveleremo il nome perché rimarrà anonima, ma in realtà la donna a caso è un bellissimo progetto anche lì editoriale, insomma è una pagina Instagram, ma io lo chiamo progetto editoriale perché quello è, che ha lo scopo un po' di mettere in risalto il modo in cui le donne vengono narrate in generale, ma anche tanto nella scienza. Quindi l'abbiamo coinvolta nella nostra settimana chiedendole appunto degli spunti di articoli dove le donne scienziate vengono definite effettivamente donne. Cioè, la famosa donna a caso che fa cose, no? Esatto. Quindi, la donna a caso che sbarca sulla luna, direttrice del New York Times, ha scoperto CRISPR-Cas9, fa anche la madre, e poi varie ed eventuali. Nuota. Nuota, esatto, fisica. Vince il Nobel in fisica, perché effettivamente questo è, adesso non mi voglio dilungare perché magari ne parliamo dopo, però quella della narrazione è un altro dei problemi che affligge un po' che un po' la causa del gender gap anche nella scienza. Progetti futuri, sono stata un po' lunga, perdono. No, ma ci sta, tranquilla. Progetti futuri, diciamo che una bella notizia giunta di recente è la nostra partecipazione ad uno spin-off del Festival della Scienza di Genova. Siamo state invitate a tenere una lezione all'interno della masterclass di Stream, che è appunto questo pre-festival, e poi terremo anche un seminario, chiamiamolo seminario, panel discussion, eccetera, eccetera, chiamato Stereotipi in poltrona, sempre sui canali del Festival della Scienza di Genova, dove ci sarà da ridere o da piangere, perché parleremo un po' appunto degli stereotipi che ancora determinano questo gap tra uomini e donne, ecco. Yeah. E altre cose, insomma, però siamo sulla via, insomma, di partecipazioni a, mi viene a dire, festival o comunque eventi, e in realtà abbiamo anche partecipato, siamo stati anche invitati a parlare all'università, quindi, insomma, stiamo cercando di fare divulgazione utilizzando più canali possibili, ecco. Sì, esatto, quindi, insomma, diciamo che è un impegno un po' militante il vostro, giustamente, perché quanto più possibile il punto è diffondere il Vangelo, no? Dove in questo esatto. caso non è un Vangelo, ma è la riflessione, quantomeno. Quindi sì, cioè, va bene, io partirei con la domanda bollente, diciamo. No, ma questa è semplice in realtà. Però il punto è, si parla spessissimo, ormai è fondamentale, di comunicazione della scienza e di che cos'è, cosa serve. Però il punto è che le domande che cos'è, che cosa serve la comunicazione della scienza hanno, almeno a me è capitato diverse volte di vedere persone che cercavano di rispondere a queste domande in diversi contesti, e a seconda della prospettiva che veniva adottata le risposte erano essenzialmente diverse, perché fare comunicazione scientifica per chi fa scienza, cioè per un accademico, è una cosa, per chi lavora nel settore tecnologico e magari ha un coinvolgimento con i settori produttivi è una cosa leggermente diversa, e invece per la prospettiva del pubblico
la comunicazione della scienza è un'altra cosa ancora, nel senso che le aspettative di fronte a questa espressione, come anche la divulgazione della scienza, sono leggermente diverse a seconda di qual è la prospettiva di chi chiede o chi risponde alla domanda. E quindi il punto è come creare una sintesi tra i diversi punti di vista e diciamo così, diverse aspettative sulla medesima cosa, no? Generano il fatto che a volte ci siano dei fraintendimenti. Per esempio, se un accademico pensa che la comunicazione scientifica sia essenzialmente un mezzo per giustificare i finanziamenti alla propria ricerca e basta, spesso non incontrerà, tenendo presente soltanto questo scopo nella sua testa mentre la fa, del tutto i bisogni del pubblico, che invece si aspetta una informazione accessibile su delle tematiche di frontiera. Quindi, come è possibile educare, diciamo, le due facce della medaglia, cioè l'utente e colui che la fa, la comunicazione, e che ruolo hanno poi i comunicatori professionisti, no? In questo tipo di interfaccia? Perché in fin dei conti la comunicazione scientifica è un settore in espansione ed è autonomo rispetto alla scienza in sé. Domandona, però, insomma, Madonna, ma infatti pensieri in libertà, vado. Vai, vai. Allora, aspetta che devo prendermi appunti. No, allora, vabbè, parto a livello schematico, cioè Sì. tu hai parlato di comunicazione, ci sono, anche da un punto di vista tecnico, diciamo, in gergo tecnico si definisce, mettiamola così, in inglese, scusatemi, science communication in reach and out reach, quindi in reach è quella la comunicazione della scienza come la intendono gli scienziati, cioè io pubblico un articolo, quella è comunicazione, perché io devo comunicare i miei dati, vado ad una conferenza, quella è comunicazione, ho il mio account di Twitter perché voglio parlare, voglio pubblicizzare la mia ricerca, quella è comunicazione della scienza, ad un pubblico di esperti, se non esperti nella tua materia, ad un pubblico di esperti o comunque scienziati, ok? Quindi il linguaggio è completamente diverso. Come dicevi tu, chi comunica con le aziende, anche quella è una comunicazione della scienza, perché pur di comunicazione si parla, pur di scienza si parla, ma io la definirei sempre in reach. Comunicazione outreach è la comunicazione con il pubblico. Ovviamente sono due mondi completamente diversi. E mi aspetto che uno scienziato ad oggi ne conosca la differenza. Non è difficile, dai, ce la possiamo Ce la fare, possiamo ok? fare. Ce la possiamo fare. Sì. Quello che non mi aspetto però ancora ad oggi è che gli scienziati abbiano gli strumenti per comunicare la scienza al pubblico in maniera adeguata. Perché non me lo aspetto? Perché nessuno gliel'ha insegnato. Cioè, come posso pretendere che uno scienziato lo sappia fare se nel suo curriculum universitario manco c'è un corso, non c'è un esame da tenere, se durante un dottorato non viene richiesta dimostrare e attestare che tu sappia comunicare la tua scienza in alcun modo. Ci sono delle, al momento è più una cosa, diciamo, di nicchia, cioè ci sono magari alcuni centri di ricerca che hanno a cuore questo argomento e si prendono la briga di train the scientists, quindi insegnare agli scienziati come fare scienza, offrirgli degli strumenti fondamentalmente. Nel mio caso specifico sono io stessa che ho rotto le palle al mio capo che tuttora non ha ben chiaro perché io lo stia facendo, ma secondo me un giorno sono quelle cose che un giorno capirà, ma non ora. Cioè io stessa ho rotto le palle al mio capo di inserire nei vari corsi che sono aperti ai dipendenti dei corsi di comunicazione della scienza per scienziati. Ok, Sì. e ti dirò di più, cioè hanno fatto il sold out, nel senso che c'erano 25 posti, sono arrivate 30 persone a volta, e anche tipo PI, postdoc, PhD pochi, ma perché non era aperto per loro, però comunque sia non mi aspettavo questa affluenza, quindi per me è proprio il bisogno che deve essere matchato. Cioè, soprattutto in questo periodo, secondo me, gli scienziati
vorrebbero tantissimo avere gli strumenti giusti, soprattutto perché sono scienziati, vogliono sapere le cose bene, cioè non mi aspetto che loro se la sentano di improvvisare a caso, capito? Cioè io voglio sapere come cazzo devo fare, scusami, no? Esatto. Capito? Quindi appena hanno visto, secondo me, un corso che parlava di quello, si sono fiondati, no? E l'approccio che a me piace tenere, dopo parliamo anche del pubblico però, e che cerco sempre di marcare in queste lezioni che tengo, è il tenere a mente che la comunicazione della scienza non significa educare il pubblico, non significa che il pubblico è ritardato e tu gli devi insegnare a vivere, cosa che in realtà è un po' la tendenza dello scienziato, insegnare a vivere alla gente. Il modello del deficit, giusto? Esatto, che ce l'ho anch'io, cioè io pecco di deficit model, cioè nel senso io pecco di presunzione spesso. Capita. Facciamo che ne sono consapevole, ma non sempre, capito? Cioè se parlo con mia madre, che pur laureata in biologia, a volte magari dice cose che per me non hanno senso, io pecco di presunzione, perché sono una scienziata, cioè stai parlando con me, capito? Figuriamoci, cioè, quindi io mi ricordo che la primissima lezione che ho tenuto forse erano 2 anni fa, che era solo per introdurre cosa è la comunicazione della scienza, e avevo proprio brevemente introdotto il modello del deficit, il modello dialogue model e deficit model, che magari adesso spiego in 2 parole. Sì, sì. Un ragazzo, un PhD student, a cui stavo descrivendo appunto il problema delle vaccinazioni, che già all'epoca c'erano con le vaccinazioni per i bambini, mi diceva, cioè io mi incazzo di brutto quando sento qualcuno che non si vuole vaccinare, ma sei proprio uno stronzo, tipo, no? Cioè, sei proprio un ignorante. Gli ho detto, no, aspetta, fermati un attimo, dobbiamo parlare. Comunque, incipit, il deficit model è un modello che è stato introdotto dalla Royal Society of London alla fine degli anni Ottanta, tramite un documento che si chiama Public Understanding of Science, Public Understanding of Science, cioè il public deve capire la scienza perché non la capisce, quindi noi dobbiamo indottrinarli, no? E c'è un deficit, e una volta che colmiamo questo deficit con il sapere, avremo risolto tutti i nostri problemi. Purtroppo si è scoperto... Sarebbe troppo bello, no? Esatto, si è scoperto non tanto dopo, mi sa, che questo modello non funziona, o quantomeno se preso da solo non funziona. Ovviamente qualcosa lo devi, diciamo, insegnare, no? Però non è l'approccio giusto. L'approccio migliore sarebbe il modello dialogue model, quindi un modello di dialogo dove anche il cittadino è parte integrante della discussione, cioè viene presa in considerazione il suo punto di vista. Una cosa su cui io sto stressando tantissimo è il fatto che la scienza e gli scienziati, non per colpa degli scienziati, ma perché non lo sanno, perché ce lo si dimentica sempre una cosa fondamentale, ok? Vai, si dimentica la natura umana, cioè noi siamo esseri umani, ok? Non siamo razionali. Quanto il nostro nucleo non è razionale. In quanto esseri umani abbiamo emozioni, abbiamo paure, abbiamo un passato, abbiamo delle esperienze, abbiamo una cultura, abbiamo una religione, abbiamo una famiglia che ci ha cresciuto, abbiamo un po' di cose che influiscono poi ai nostri processi decisionali alla fine, no? E arrivare con la presunzione dello scienziato a dire tu non ti vaccini perché sei stupido, se solo ne sapessi di più forse ti vaccineresti, è presuntuoso ed errato, e non fa altro che perpetuare negativamente un po' il problema dello scienziato che viene preso come un, passatemi il termine, un dittatore, che poi non è così, però insomma capite cosa voglio dire, e allontanare sempre di più il pubblico dalla scienza. Per cui cosa succede? Che io parlo di pubblico, in realtà ci sono tipo 800 miliardi di pubblici diversi, ok? Adesso sto generalizzando il possibile. Che se una persona non si sente compresa, dove va? Va dalla persona che la fa sentire compreso. Quindi gli sciamani di turno, no? Mm-hmm, sì. Perché la gente va dallo sciamano di turno? Non perché effettivamente vuole, cioè sì, perché vuole essere curata, ma perché viene ascoltata, perché viene in qualche modo compresa, perché vengono accolte le sue paure. Esatto. Cosa che in un modo o nell'altro non si ha tempo di fare se sei uno scienziato, cioè non è che io ho tempo di ascoltare le tue paure, ma neanche se sono un medico probabilmente, cioè
c'ho da fa. Esatto. Però, però il problema, esatto. Però scusami, finisco, era il monologo, no, no, ma mi ha toccato dei tasti. Sì, sì, dei tasti sensibili. No, 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 certo, ma no, ma infatti, cioè, questa cosa, tra l'altro, è molto evidente perché alcune diciamo inchieste giornalistiche recenti, tra le altre cose sulla medicina di genere, spesso vanno ad analizzare come il pregiudizio essenzialmente culturale nei confronti dell'interpretazione di certi fenomeni che essenzialmente sono di natura medica, per esempio la presenza del dolore cronico, certo tipo di patologie femminili, eccetera, sono tutte o comunque almeno in parte l'interpretazione da parte del personale sanitario è in parte filtrata dal pregiudizio culturale su una determinata cosa. Quindi questa cosa è sia da parte del pubblico, sia da parte in realtà di coloro che la scienza la fanno e la praticano, per esempio in campo della salute. E questo è un grave problema perché genera un'incomunicabilità oltre che un'iniquità di fondo. Quindi essere aperti e trasparenti non è solo una cosa che permette di avvicinare il pubblico perché lo si ascolta, ma è una cosa che permette di lavorare meglio anche dal punto di vista dello scienziato stesso, perché così se lo scienziato scopre il bias del pubblico e il bias di se stesso... Assolutamente, infatti è quello che dicevo, voi dovete mettervi in testa che il bias ce l'abbiamo tutti e anche voi. Tu pensa questa cosa che non c'entra tanto con le donne, un po' sì in realtà, ma ci sono anche i bias di razza, quindi... Quando è scoppiato tutto il movimento Black Lives Matter, diciamo che è stato inevitabile informarsi anche di quello che succedeva nell'ambito medico medico e afroamericani in America, appunto. E appunto avevo scoperto, cioè ho scoperto insomma, che nel 2016 è stato pubblicato uno studio che dimostra come giovani medici bianchi, giovani tipo specializzandi o comunque a inizio carriera, cioè non mi ricordo su quali percentuali, ma era abbastanza impressionante, in America avevano il bias di pensare che i neri provino meno dolore perché hanno la pelle più spessa. Ok. Ah. Questa però fa ridere. Okay. Sì, fa ridere, ma in realtà ha delle conseguenze drammatiche. Okay? Yeah. E non solo quello, ma ci sono anche degli studi che dimostrano come le donne afroamericane nere in America rischiano di morire di parto di più rispetto alle bianche, proprio perché uno dei motivi è quello, cioè la diversa percezione di come viene percepito il dolore dell'altro. Ok? Sì, sì. E questa è una conseguenza. Certo. Sì, sì, il bias implicito è qualcosa di devastante e in realtà questa maschiocentricità ed etnocentricità è particolarmente inquietante perché in ottica intersezionale è un casino, nel senso che genera delle discriminazioni nei confronti delle cosiddette minoranze che spesso si sommano e poi risolverle diventa un gioco di inversione di un effetto domino, quindi è molto difficile perché una discriminazione o comunque un pregiudizio alimenta l'altro in una maniera che è una sommatoria non lineare, poi il risultato è un casino. Abbiamo due interventi della chat, la prima era del nostro pubblico live, era che Marco mi chiedeva ma perché sono qui, no? Sono in una vicella spaziale, no? È il mio laboratorio, questo come vedete lì ci sono il frigo, e la risposta, come mi è capitato forse di dire qualche volta, è che io lavoro a Milano e non ho una connessione wifi a casa, quindi uso la connessione dell'università, perché sennò dovete capire che con lo spot del telefono non funziona niente, perché è uno spot misero e poverino, cioè tra l'altro non è neanche il 5G, è 4G ancora, perché il mio telefono è vecchio. Quindi, raga, non si può fare una diretta Twitch decente senza la rete. Quindi addirittura io
Sto navigando col cavo Ethernet della rete Ma dell'università. infatti ti si vede perfetta, a differenza mia, si vedono i pali della pelle. Sì, quello è vero, anche troppo, probabilmente sarò sudata, vabbè, fa niente, lasciamo perdere. Quindi Marco, il motivo della navicella spaziale con la struttura della sinapsi da dietro è quello, quindi fa niente. Poi la cosa che diceva Andrei, il nostro presidente, cioè appunto non siamo ancora ufficialmente una associazione, ma magari prima o poi lo diventiamo, speriamo. Diceva, ma come dovremmo fare come Miss Science, no, per migliorare l'approccio alla comunicazione con il pubblico? Questa domandona, secondo te? Però ci aggiungo poi una domanda che ha fatto dopo nel discorso che stavamo facendo prima del dialogue model. Secondo me intervento polemico, ma ci sta di brutto, è polemico. Dice, il pubblico va ascoltato, è vero, però a volte dice delle boiate essenzialmente, quindi a una certa bisogna chiarire che la scienza sta da qualche parte sulle questioni tipo Xylella, anche gli OGM, volendo. E volendo, cioè, ascoltare, è giusto considerare tutte le opzioni e le obiezioni, però alcune veramente scientificamente non sono fondate. Per Sì, esempio, una roba semplice è che gli OGM, cioè, uno dice oddio, 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 se ci metti un gene di un insetto dentro nel genoma di una pianta è un delirio, ma in natura in realtà a volte l'evoluzione le fa ste cose, e addirittura di recente è stata scoperta per la prima volta una cosa stranissima, cioè il contrario, cioè l'insetto ha incorporato il gene di una pianta. Probabilmente è successo a causa di un parassita comune, tipo un batterio, ma è una cosa fantastica. Cioè, di solito è il contrario, sono le piante che si appropriano dei geni degli animali passando attraverso i batteri o i funghi. Stavolta è successo il contrario, che è una cosa assurda, perché il fatto che si riesca a prendere il gene di una pianta e portarlo dentro un animale è wow, cioè è fantascienza. Quindi vuol dire che gli OGM in natura funzionano da soli. E tra l'altro gli OGM sono qualsiasi prodotto di ingegneria genetica di solito, e non essendo prodotto dell'evoluzione naturale, tende a perdersi con la deriva genetica, quindi non è che ci sarebbe un grande inquinamento delle popolazioni locali, cioè perché è una grande preoccupazione delle persone che osteggiano gli OGM nella sperimentazione in campo, per esempio in Italia, è quella roba lì, ma dopo contaminiamo le specie locali, ma anche no, nel senso che poi in poche generazioni probabilmente quel pezzo di DNA si perde perché non è stato selezionato positivamente in natura, quindi essendo che le condizioni di selezione positiva non si verificano in natura in maniera costante, ma perché le ha create l'uomo. Cioè, è difficile che poi questa cosa modifichi per miliardi di anni o per milioni di anni il DNA di una specie, cioè va persa quella modificazione tendenzialmente. Però questa cosa, se non sei un addetto ai lavori, tendenzialmente non capisci. Quindi va bene ascoltare, dice Andrea, ma quando e come si può dare il colpo di coda a questo pubblico che non ti ascolta Ok, sulle cose? Scusami, domanda lunga, però ho interpretato un po' il suo pensiero, spero di no, aver ma fatto in bene. realtà, cioè, tu devi sempre metterti nei panni dell'altra persona, ok? Quindi, innanzitutto, per arrivare a dire quello che pensi, va bene che la scienza è la scienza, per carità, cioè, nessuno mette in dubbio questa cosa stasera, ma tu devi prova a metterti nei panni dell'altra persona. Se tu hai questa credenza, questa paura, cioè, oddio, ho paura che cazzo, non so, gli OGM fanno cose, no? Ho detto un No, sacco di parolacce stasera, tra l'altro devo smettere, se mi sentissi mia vabbè, ma ci madre. sta. Fanno cose. Poi arrivi tu, Andrea, e mi dici, io non ti conosco, ok? E mi dici, guarda, io sono scienziato, cioè tu mi devi credere. Cioè, è la scienza, capito? Io dico, ma chi sei? Cioè, ma cosa vuoi? È l'effetto Capito? Burioni. Cioè, è l'effetto Burioni, cioè nel senso che per alcuni funziona, ma funziona per chi ha bisogno di una figura, cioè di chi caratterialmente ha bisogno di una figura che gli dica la verità. Ma ci sono anche persone che non hanno bisogno di questa figura, che magari hanno altre figure di riferimento nella propria cerchia, e queste figure di riferimento gli hanno detto quelle cose. Che tu, scienziato Andrea, premio Nobel per gli OGM, mi venga a dire questa cosa.
Ok, non lo so, sto dicendo cosa a caso. No, no, però fa ridere, cioè, mi sono figurato Andrea, il mio nome è gli OGM, questo è bellissimo. No, lui è un fisico nucleare, però fa ridere tantissimo. Dai Andrea, la prossima volta devi farmi un OGM in fisica nucleare. Cioè, non è così immediato che, anzi, è stato dimostrato anche che il debunking non funziona, funziona pochino. Non per tutti, funziona per chi già ci crede, così ci crede ancora di più, capito? Così si creano ancora di più polarità. Sì. Ok, ma se tu mi devi far cambiare idea, innanzitutto io mi devo iniziare a fidare di te. E quindi prima di iniziare a fidarmi di te, devi fare altre cose. Cioè, dobbiamo diventare amici, ad esempio. Ok? O mi devi stare simpatico. Ma se tu mi commenti una roba sotto il mio post dicendo sei uno stupido, guarda che la scienza dice questo, non sono certa che sia il modo migliore. Anzi, probabilmente il motivo per cui tu lo fai è più per smania personale che per far cambiare l'altra persona. Perché sì, tu faresti molto peggio a non molto meglio a non rispondere. Sì, o quantomeno... Cioè, dipende dalla situazione, chiaramente. Esatto, se tu rispondi così ad una persona in dubbio, la persona in dubbio non gli fai venire voglia, la metti ancora più in crisi, dice madonna, è come quando tua madre ti dice, non so, fai questo, e tu dici ma che vuoi, ma io faccio quello che voglio. Cioè, dimmi che a te non succede, come succede? Se mia madre mi dice di fare qualcosa, io faccio il posto e dico brava, adesso che me l'hai detto farei modo di non farlo. Sì. Quell'effetto lì, tipo, mettiti la maglia della salute, tu dici sì, ma cioè, fa caldo. Più o meno. Io amo camminare per gli perché sono qua dalla settimana e mi tartassa che mi devo mettere le ciabatte, ma no, cioè per dire, capito? Però ti faccio questo esempio: era uscito uno studio su PNAS riguardo le vaccinazioni, ed era stato vaccinazioni per bambini, quindi relative ai neonati, e è stato cercato di capire quale fosse il metodo migliore per convincere i genitori a cambiare idea, no? E ad un gruppo di genitori hanno mostrato tutti i dati, ma proprio tutti i dati che dimostrassero che queste vaccinazioni non facevano niente di male, anzi salvavano la vita dei loro figli, effetti collaterali pochissimi, se non pervenuti, quindi c'è proprio verità assoluta, come piace pensare a noi, no? Quasi nessuno ha cambiato idea davanti a questi dati, quasi nessuno, questi sono genitori incerti, perché con i genitori sicuri di non vaccinare non puoi farci niente, no. Neanche con quelli sicuri che l'OGM fa male o che non va bene. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto un secondo esperimento e hanno inviato a questi genitori, adesso non ricordo bene i dettagli, però più o meno la storia era questa, hanno inviato a questi genitori delle lettere di genitori a loro volta che avevano perso i propri figli a causa ad esempio del morbillo o di malattie prevenibili con le vaccinazioni, e lì una percentuale molto più alta di genitori ha cambiato idea perché si è connessa a livello emotivo, ok? Certo. Quindi lo so che è molto più facile rispondere al post dicendo stupido, guarda qua, guarda questo articolo uscito sulle scienze che dimostra che gli OGM fanno cose belle. Tu chiudi il computer e dici, ah, anche oggi ho fatto la mia e anche oggi ho salvato l'umanità. No, probabilmente no. Cioè, a meno che un tuo amico non ti chieda, Andrea, ma tu che sei un astrofisico, sei esperto di cose, come la pensi? Ma a quel punto il tuo amico già si fida di te. Io ho un sacco di amiche, un sacco, qualcuna, che mi dica, ma tu che sai cose, ma sti vaccini cosa ne pensi? Sì, è vero. Capito? Sì. Ma lì vuol dire che c'è già un livello di fiducia. Pensa anche solo tipo, mi ricordo delle... Io parlo sempre di vaccini perché è un po' il campo che mi interessa e quello che conosco un po' meglio, no? Uh-huh. Era uscito su Report, terribile quella puntata, vabbè, era una puntata sui vaccini HPV. Ok, e la prima immagine di qualche anno fa, era di 2 o 3 anni fa, la prima immagine era tipo di queste due ragazzine di 15 anni che piangevano disperate perché, secondo la loro percezione, avevano avuto degli effetti collaterali devastanti dovuti al vaccino HPV. Eravamo al Festival della Scienza di Genova all'epoca con la fondazione AIRC per cui lavoravo, e parlavamo con delle ragazzine di questa tematica e gli si è chiesto appunto, ma tu ti vaccineresti o no, cioè vi siete già vaccinati, vi vaccinereste? Una dice no, perché sai, si sentono talmente tante cose in televisione che a me fa paura, ok? E l'altra dice no, perché mia mamma non vuole, o mia mamma me lo sconsiglia,
Ok, e questo. Chiudi la porta. Intrusione. Sì. E questo per dire che. Perso il filo, e dopo mi arrabbierò con mia mamma. No, scherzo. E questo per dire che queste due ragazze non sono stupide, ma sono successe cose nella loro vita che hanno influenzato la loro decisione. Cioè, io mi fido di più di mia madre o di te? Ovviamente di mia madre, cioè a 15 anni ti fidi di tua madre, ci sta sulle palle, eccetera, eccetera, ma ti fidi di tua madre, cioè tu pensi che lei voglia il bene per te. Probabilmente è quello che tua madre fa, ok? Cioè, ricercare il bene per te, no? Così come la ragazzina che si è spaventata a sentire che in televisione c'erano delle ragazze della sua età su report che hanno avuto questi effetti collaterali, no? Piangendo emotivamente, eccetera, eccetera. Questi sono dei bias cognitivi che ci portiamo dietro, che in generale ci aiutano a sopravvivere, ma se applicati a queste decisioni creano dei problemi. Scusami Andrea, l'ho tirata un po' lunga, però... questa è per dire che lo puoi fare, puoi continuare a farlo, ma fallo più come uno sfogone personale se ti... Cioè, nel senso, lo so che vuoi dire, se ti trovi in una situazione in cui questo stai dicendo stronzate, non ce la posso fare, glielo dico. Anche a me capita. Cioè, io avevo ricevuto una mail dalla mia ex padrona di casa durante la pandemia dicendo che ci si doveva curare con, non lo so cosa, l'idrossiclorochina e che il suo medico gli spacciava cose. Io in quel momento ero super stressata al lavoro, cioè, ma proprio incazzata nera col mondo, gli ho risposto malissimo. Consapevole di aver fatto un errore, ma oh, va bene, cioè non è che siamo dei santi, ma se ti dovessi dire certo. Cosa non fare, ti manderei la mail che gli ho mandato, capito? Cioè, però, ecco. No, ma Andrea non parlava in realtà di fare debunking o di commentare alla gente in quella maniera, nel senso la sua domanda, tutto quello che hai detto è vero, però lui ci tiene e stava dicendomi scusa che io non sì, vedo quello che scrivi, sì, no, ma hai ragione, faccio io da tramite, diceva che dato che appunto siamo su Scienza, che è un gruppo dialogico, dove se qualcuno chiede in realtà il punto è proprio il confronto. E il punto è, una volta che ci diventi amica con le persone, cioè essenzialmente quando le persone, una volta che si fidano di te in quanto autorità scientifica, ma non è che si fidano di te in quanto autorità scientifica, ma in quanto autorità di fiducia, che qualcosa di scienza ne capisce, che è ciò di cui stavamo parlando prima, poi come, cioè come e quando bisogna intervenire, perché in effetti secondo me Andrea ha ragione in questo, il punto è, bisogna non intervenire a sproposito, perché se si interviene a sproposito succede quello che è successo con AstraZeneca, perché se intervenire a sproposito vuol dire intervenire dicendo delle cose che sono altamente probabili, ma di cui non si ha l'assoluta certezza, che magari potrebbero essere smentite. Questo rischia di far perdere la fiducia, perché molte persone che la scienza non l'hanno mai studiata, e come dice un'altra persona in chat, la Villanelle, che non so, è il suo nickname in particolare, ma non so qual è il suo nome, dice: com'è possibile che alcuni si fidino delle parole di chi magari la scienza non l'ha mai studiata? E perché si fidano di chi la scienza non l'ha mai studiata, magari come se stessi? Cioè c'è un effetto di rispecchiamento nella matrice culturale di origine delle persone, perché il punto è che non sempre le ragioni reali di qualcosa sono le ragioni semplici, quelle facili da immaginare, quelle che si è in grado di immaginare con la propria formazione culturale. Il punto è che se certe volte è una mancanza di umiltà intellettuale, diciamo, a cui gli scienziati sono abbastanza abituati e che purtroppo spesso non passa nella comunicazione della scienza, perché in realtà il punto fondamentale è che gli scienziati sono costantemente consapevoli della loro ignoranza, nonostante di qualcosa magari loro sappiano tantissimo. Però cioè, in realtà, lavorando sempre sul dubbio, noi non lo sappiamo che in realtà si è più ignoranti che non esperti.
E quindi per noi è normale accettare una parte di dubbio come una parte di rischio nei nostri giudizi. Però l'uomo della strada non necessariamente. Quindi ecco, era questa la... Sì, non è una domanda... Cioè, non è una domanda facile, nel senso, perché una persona si fida di una persona non esperta nella scienza e perché non si fida di una persona esperta di scienza, ok? Ma sì. Purtroppo mi tocca sottolineare il fatto che la scienza e la medicina non sono anime pure. E lo hanno dimostrato più e più volte nel corso dei secoli e dei secoli, mi viene da dire, se non degli anni che noi possiamo ricordare. Sì. E purtroppo questa cosa ha comunque un imprinting sulla vita o sulla coscienza delle persone, sì. Ok? Anche il sistema medico non è un'anima pura e l'abbiamo, io sono lombarda, sono brianzola, quindi la zona peggiore, cioè, è successo 6 mesi fa. Cioè, 6 mesi fa ci è stato dimostrato che il sistema sanitario ci si può affidare, ma forse non troppo. Forse non troppo. Ok? Quindi, nel senso, non è una cosa anche tanto lontana da noi, anni luce, per cui ci si può dimenticare il momento in cui 6 mesi fa il sistema sanitario ha causato la morte di migliaia di persone per distrazione, no, per motivi politici, esatto. E se dopo 6 mesi lo stesso sistema sanitario mi viene a dire prenditi il vaccino che ti fa bene, dico, ma dici che mi fa bene? Cioè, posso fidarmi? Ma siamo sicuri? No, perché sai, mi è morto il padre 2 mesi fa, perché sai, ti sei dimenticato di chiedere un RSA, ma no, quindi non mi sento veramente di colpevolizzare queste persone che, cioè, ti viene da incazzarti ovviamente, ma forse non ti devi incazzare con loro, cioè, anche se poi lo fai, cioè, nel senso, una roba strana, capito? Questo è l'esempio più recente che mi viene da dire, ma te ne posso fare altro, cioè, io prendo, mi viene in mente l'esempio dei... sempre degli afroamericani, perché leggevo l'altro giorno questa storia, negli anni 60 mi pare, gli afroamericani, adesso sta migliorando, ma in America sono stata una delle popolazioni più diffidenti nei confronti dei vaccini Covid, ok? E ci si chiede, ma perché? Cioè, perché? Ma fatti 2 domande, cioè praticamente c'è un razzismo sistemico nel sistema sanitario americano che si protrae da anni, no? Un Certo. esempio abbastanza terrificante che ho letto appunto da riguardo, che negli anni 60 è stato fatto questo studio sulla sifilide, sì, dove un gruppo di uomini adulti afroamericani sono stati presi come gruppo controllo, ok, negativo mi viene da dire, per cui gli è stato fatto credere che avrebbero assunto dei farmaci da testare nuovi per curare la sifilide. In realtà i ricercatori, gli scienziati, questo studio è andato avanti fino agli anni 70, fino al 75, gli scienziati lo vogliono prendere come gruppo per vedere il decorso della sifilide. Quindi gli hanno dato un placebo, ma non gli era stato detto. Certo. Madonna. Ok? Cioè, questo è successo l'altro ieri ed è ancora molto presente nella cultura afroamericana, ovviamente. È Come fai a chiaro. dimenticartelo? Come fai a dimenticarti? E quello era lo stesso sistema di cui loro si sono fidati, pensando: wow, che bello, faccio parte di uno studio, di un trial clinico dove mi viene dato un farmaco che vogliono testare e che probabilmente mi aiuterà a curare la sifilide. E in realtà si è scoperto che no, a te non te lo danno il farmaco, a te vogliono vedere che muori di sifilide. Magari quanto tempo ci metti a morire di sifilide, ok? Quindi, e soprattutto, cioè, è veramente una realtà stracomplessa, cioè io a volte sbatto la testa contro il muro per cercare di capire come fare a convincere qualcuno che la parte forse un po' più giusta c'è, ok? Certo. Perché come la fai la sbagli, cioè, o come la fai viene fuori qualcosa di sbagliato che è stato fatto e per cui gli dici sì, io ti posso dire fidati di me, ma anch'io non so se posso fidarmi. Cioè, al 100%, cioè tu devi dire che Dio ce la mandi buona, tra virgolette, no? In un certo senso, bisogna puntare tanto sul metodo scientifico, cioè spiegare il metodo scientifico
e puntare il fatto che ci si deve fidare di quello, non tanto degli scienziati come figure umane che magari ti possono in qualche modo fregare, non so come dire, capito? No, 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 certo. Maurice faceva due osservazioni, cioè prima diceva che dopo tutto questo sistema è sicuramente perfettibile, nel senso che ci sono un sacco di falle, però delle persone che rifiutano un sistema non perfetto, alla fine poi pur di avere una certezza spesso o non si rivolgono a nessuno, quindi Assolutamente. essenzialmente rinunciano al probabile beneficio, rischiando più di quanto non rischierebbero normalmente, quindi fanno una scelta di pancia, una scelta non razionale, oppure si rivolgono proprio a truffatori di professione. Quindi è quello un po' il padalosso, il fatto che la base culturale non permetta loro di scegliere in maniera razionale tra due calcoli di rischio-beneficio. E quindi questo è un problema culturale, perché le persone spesso non sono educate a fare un vero calcolo rischi-benefici, che per certe cose è molto semplice da fare, le persone lo fanno continuamente, per esempio per alcune scelte economiche, che però non sempre sono giuste perché c'è un certo grado di impulsività anche in questo, oppure in questioni più complicate dove veramente organizzare l'informazione diventa più difficile, quindi anche scegliere. E l'altra cosa che diceva era che il placebo lo si dà sempre senza dirlo, se no che placebo è? Sì, però il punto non No, è no, tanto però in quel caso il placebo. erano, adesso non mi ricordo esattamente le specifiche dello studio, però mi sa che gli era stato proprio detto che gli veniva dato un farmaco che aveva lo scopo di curarli. In realtà lo scopo, cioè lo scopo dello studio era stato manomesso, cioè lo scopo Esatto. dello studio era ufficialmente testare questo farmaco con lo scopo di curarlo. In realtà lo scopo dello studio era non dargli niente appositamente a loro come popolazione per Esatto. vedere il decorso, per studiare il decorso della malattia, cioè è Della una roba malattia. diversa, Sì. capito? Sì, era un bias Più nella selezione delle popolazioni a cui che veniva bias c'è dedicato. una scelta, perché il bias è una Esatto. cosa inconscia, cioè lì era stato Sì, proprio no, era proprio una scelto. scelta. Sì, certo. Cioè, era uno studio che non, se fosse stato dichiarato con gli scopi che aveva, non sarebbe mai stato approvato da un comitato etico. Cioè, il punto è Esatto. quello, è una truffa. Cioè, una roba di questo genere è una cosa E non avevano etica. scelto una popolazione. E certo, su cui potevano permettersi di farlo, no? Perché a livello Esatto. politico non avrebbe suscitato particolare opposizione. Questa cosa, come vedi, mi sto scaldando un sacco, è una roba che odio, perché quando ci sono, quando capitano queste cose è particolarmente crudele, nel senso che insomma non dovrebbero capitare cose di Se questo volete, genere. adesso lo cerco. Ah sì, magari, così lo linkiamo in chat così lo possiamo vedere. Sara ci chiede se gli studi sui farmaci solitamente si fanno con farmaco e placebo. Sì, sono in doppio cieco, cioè sia il medico che li dà non sa se sta dando il farmaco o il placebo, sia il paziente che lo riceve non sa se sta ricevendo il farmaco o il placebo, in modo tale che non ci sia placebo effect. Eccolo qua. Io ho appena dato la pagina di Wikipedia, ma riassume brevemente cos'è accaduto. Certo, grazie. Così lo mando nella chat e chi vuole vederlo. Dal 1932 al 1972. Quindi sì, copia collegamento. Eccolo qui. Ah, bravissimo, grazie. Il nostro pane ci viene in aiuto. Bene, a proposito di questo, stavo dicendo un po' della relazione. Tra la comunicazione, la divulgazione e la scienza l'abbiamo discussa, ma quindi c'è anche un'implicazione molto importante tra la comunicazione, la scienza e la divulgazione e l'attivismo sociale, cioè l'attivismo sociale per l'equità. E tra le altre cose l'attivismo femminista o transfemminista. Cosa ne pensate all'interno di She is a Scientist? Avete una posizione unitaria? Avete una certa... non so come dire, piano d'azione in questo senso, o è semplicemente un approccio che utilizzate in senso lato, proprio con in mente, il problema di superare il gender gap? Ecco. Questa domanda complessa. Allora, beh, sicuramente
quello che facciamo noi in qualche modo è attivismo. Sì. Come dici tu, applicato alla comunicazione della scienza, ma in realtà, anzi, forse anche quasi in senso lato, perché non parliamo di comunicazione della scienza. Beh, sì, magari forse anche. Però sicuramente la comunicazione della scienza ha delle responsabilità e deve riconoscere queste responsabilità e deve essere consapevole del cambiamento che può portare anche un determinato approccio, certo, alla comunicazione della scienza, un determinato approccio più inclusivo, non solo di donne e scienza, ma di qualsiasi essere umano sulla Terra di cui si voglia parlare fondamentalmente. Esatto. Quindi adesso noi ci chiamiamo Scesa Scientist e siamo focalizzati su donne e scienza, però in realtà siamo sensibili un po' a tutti i temi, si può dire, insomma, di inclusività, diversità, che riguardano, come dicevo prima, qualsiasi persona, insomma. Il problema qual è? È che nel nostro caso specifico, quello, riprendo il discorso della donna a caso, quello su cui noi stiamo cercando di puntare anche a livello di comunicazione è come anche la comunicazione possa avere in qualche modo un'influenza sulla società, cioè possa influenzare un cambiamento o muovere un cambiamento sociale. Certo. L'esempio della donna a caso è lampante. Se una donna continua a rimanere una donna a caso, ok, nessuno si ricorderà mai di lei e non sarà mai presa come un esempio da seguire, non diventerà mai un ruolo, come si dice, un gender role model, un modello, in italiano non mi viene, un modello di ruolo, un modello di riferimento, ok? Uh-huh. E questo avrà delle conseguenze sulle generazioni future, indubbiamente. Il famoso discorso di Kamala Harris quando è diventata vicepresidente, cioè da oggi in poi le bambine potranno sognare di diventare vicepresidente degli Stati Uniti, ok? Perché esiste, nel suo caso esiste e se ne discute, insomma si sa, ma ci sono tantissimi casi di donne scienziate, donne che fanno cose, che rimangono donne anonime, che rimangono madri. Ok? E poi cosa succede? Che si dice, ah, ma non ci sono esperti in ingegneria. Forse perché le donne non sono tanto predisposte, ok? Esatto. Quando ci sono, ok, ma non le si cita. Sì. Quindi in realtà il cambiamento deve avvenire anche, è fondamentale che avvenga anche dalla narrazione. La narrazione è quello che noi vediamo tutti i giorni quando apriamo Instagram, quando apriamo Facebook, quando apriamo i giornali, quando apriamo i siti su cui ci informiamo e... influenza tantissimo anche il nostro modo di pensare in qualche modo e sempre con uno sguardo alle generazioni future fondamentalmente. E, ricordarsi di Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna che hanno vinto il premio Nobel per la chimica o ricordarsi di due donne che hanno vinto il premio Nobel per la chimica fa la differenza in qualche modo. Cioè a me viene da sorridere se penso alla me al liceo, mi viene da ridere però, cioè in realtà sono anche abbastanza felice, un po' auto-orgogliosa di questa cosa, ma non so come sia successo. Allora, partiamo dal fatto che la famiglia ha in qualche modo un'influenza gigantesca sui propri percorsi personali, in qualche modo ce l'ha. Mia mamma è laureata in biologia e sicuramente vuole come figura di riferimento, anche se cioè, ha praticato poco la professione, poi è diventata insegnante, però comunque sia, mi arrivavano a casa i giornali di biologia, quindi avevo comunque una figura di riferimento, ripeto. Nonostante ciò, il mio idolo, non mi chiedete perché, era Umberto Veronesi. Cioè io volevo diventare come Umberto Veronesi e volevo tipo curare il cancro, ok? Dopo un paio d'anni ho capito che forse non ce l'avrei fatta, però non avevo un idolo donna. Certo. Ma perché all'epoca sì, c'era Rita Levi Montalcini, forse Marie Curie, ma non tanto, non ne ho, devo dire che non ne ho sentito tanto parlare nella mia adolescenza. Anche perché è la moglie di, dopo tutto, bisogna ricordarsi di questo piccolissimo problema, cioè Marie Curie era anche la moglie di, è sempre stata una scienziata indipendente, ma è stata una scienziata a quell'epoca perché aveva un marito scienziato, altrimenti non si sarebbe potuta permettere quel ruolo. E questa cosa l'allontana dal modello di donna che abbiamo adesso, perché è un modello di nonna molto più indipendente, che nel caso di Rita Levi Montalcini si adatta bene.
Però il problema è che Rita Levi Montalcini è una donna avulsa, diciamo, dai problemi. Dagli altri tempi. Esatto, dagli altri tempi. E quindi è una donna sola, senza famiglia. Quindi è un modello di un certo tipo. E ci manca un po' l'idea del riferimento assoluto di una donna con una vita completa, come se fosse quella di un uomo sposato con una famiglia, che però fa scienza ad altissimi livelli, senza che questa cosa sia una roba stranissima, voglio dire, ecco. Adesso incominciano sì. A esserci questi modelli, però no, prima non ce n'erano tanti. No, infatti c'è il famoso effetto Matilda, per cui scoperte originarie di donne vengono in qualche modo assegnate anche da un punto di vista comunicativo agli uomini, cioè saprete, immagino tutti, il famoso caso di Watson e Crick del DNA sì. Di Rosalind Franklin, che è stata dimenticata. Cioè, immaginati se tipo lei fosse diventata... Cioè, la Franklin non è famosa come Watson e Crick. Tutti sanno chi è inventato il DNA ed è Watson e Crick. Esatto. Cioè, se la Franklin fosse diventata famosa come loro, anche lei sarebbe diventata un role model. Sicuramente. E non lo è, cioè non lo è, cioè mi dispiace ma non lo è, magari lo è adesso se ne inizia a parlare, ma se tu mi dici chi ha influenzato il tuo percorso, a me non viene in mente Rosalind Franklin, mi è venuto in mente Umberto Veronesi, che è un uomo, sì, e nonostante già grazie a Dio mi sono fatta comunque influenzare, cioè in qualche modo mi ha influenzato positivamente, mi ha spinto bene. Ad intraprendere questa carriera, però per dire... Quindi sì, la comunicazione della scienza, la comunicazione da questo punto ha un ruolo fondamentale. E l'attivismo chiaramente anche, perché bisogna spingere la mano. Esatto, sì. Nel frattempo ringrazio Enigma Girl perché ci hanno fatto un ride e hanno fatto un sacco di complimenti al nostro canale, grazie mille. Siamo super felici del fatto che questa live che parla di donne e scienza vi piaccia. Idini ci dice, Andrea ci dice che non dobbiamo troppo esagerare perché i fisici nucleari sono sempre stati inclusini, perché Goeppel-Meyer hanno licenziato il marito per assumere lei, cioè la moglie, c'erano delle regole antinepotismo che imponevano uno solo della coppia come faculty member. Ah, sì, ragazzi. Sì, molto bene. No, sì. Beh, allora dobbiamo fare dei passi avanti noi bio perché qua siamo messi in mano. No, esatto. Ti faccio un'altra domanda così, che è una cosa che non c'entra niente con quello di cui abbiamo parlato fino adesso, ma credo che sia importante. Cioè, tu lavori come comunicatrice scientifica in Germania, che non è la stessa cosa di lavorare a fare lo stesso lavoro in Italia. E quindi se volessi descrivere qual è la situazione tedesca o europea, insomma, quella che conosci, rispetto alla situazione italiana, come descriveresti le differenze e quale secondo te è la condizione migliore e che cosa dovrebbe fare magari, come immagino sia, la condizione italiana per migliorare, allinearsi alle condizioni europee in questo campo? Perché spesso della ricerca, ma anche la comunicazione scientifica sì. È un ambito importante. Allora, io devo dire che, come si dice, spezzo una lancia in favore dell'Italia. Allora, wow. Sì, no, perché in realtà io ho bazzicato nel mondo della comunicazione della scientifica in Italia per qualche anno e mi manca tantissimo, cioè mi manca tantissimo perché... Secondo me ci sottovalutiamo tantissimo da questo punto di vista. Le risorse in Italia, e non parlo di risorse economiche, parlo di risorse umane, di idee e creatività, sono infinite e secondo me sono molto più sfaccettate e interessanti rispetto a quelle che ho trovato in Germania. Devo dire che, non parlando benissimo tedesco, sono anche un po' esclusa probabilmente, esclusa rispetto a come non lo fossi stata in Italia, però... Ti faccio un esempio pratico.
Io quando lavoravo in Italia lavoravo appunto per la fondazione AIR, che lavoravo tantissimo con i festival della scienza, che in Italia sono centinaia, si stanno moltiplicando a vista d'occhio, non solo nelle grandi città, nelle piccole, nei piccoli borghi, mi viene a dire una parolaccia, ma non la dirò, lontanissimo dai Cuneolupi, non è una parolaccia, in Cuneolupi allora rivendichiamo l'utilizzo, quindi cioè ovunque, no? Sono arrivata in Germania e mi aspettavo la stessa cosa. In realtà non esiste un network e una presenza così importante di Festival della Scienza, anzi, sono pochini. Mm-hmm. Il primo anno che sono arrivata, insomma, che sono ritornata, ho applicato per il bando per partecipare alla Notte Europea dei Ricercatori per far partecipare il mio centro come coordinatore principale e quindi la città di Monaco. Quindi sono andata dal sindaco di Monaco, tipo al Deutsches Museum, Max Planck, eccetera, eccetera. Abbiamo tirato in ballo un gruppettino. Non abbiamo vinto il bando, ma non importa, perché è stato comunque un bellissimo esercizio ed è un bellissimo insomma, opportunità di network anche tra colleghi. E lì ho capito veramente com'era il terreno della comunicazione della scienza, quantomeno a Monaco. Sì. E non era così tanto rigoglioso quanto potrebbe essere in una Torino, per esempio. Torino è super rigogliosa dal punto di vista della comunicazione della scienza. Anche Milano, forse un po' meno di Torino paradossalmente, però anche Milano non è messa male. Napoli è super rigogliosa, anche Roma, per esempio, no? Parlo di città grandi adesso. Sì, certo. Quindi ho trovato a Monaco un ambiente con qualche piccola realtà di nicchia, ma poco connesso a livello di comunicazione della scienza, molto settoriale, cioè molto separato. Quindi paradossalmente erano tutti felici che io avessi tirato in ballo questa cosa, perché finalmente ci si incontrava, ci si scambiava idee. Sì. E un'altra cosa che ho scoperto è che in Germania ci sono solo 3 notti dei ricercatori, mentre in Italia ce ne sono più di 100. Ok. Esatto, l'Italia è il paese europeo con più notte di ricercatori. Okay. Ok. Quindi questo ti deve capire che in realtà abbiamo, come si dice, conoscenza da vendere da questo punto di vista, ed esperienza da vendere. Ok. Però, ovviamente, la figura del comunicatore della scienza, come faccio io, nel mio caso io lavoro per un centro di ricerca e mi occupo di divulgazione scientifica, di educazione della scienza, cioè agli studenti, ad esempio adesso abbiamo vinto un bando europeo, un Erasmus Plus l'anno scorso, quindi stiamo sviluppando un escape room digitale per portare la scienza nelle classi, insieme alla fondazione AIRC, perché ho mantenuto buoni rapporti con i miei colleghi, quindi abbiamo scritto questo bando insieme. E poi mi occupo dei social media, ok, di Twitter, LinkedIn e se ne prendo Instagram. E il mio contratto, da poco è diventato un contratto a tempo indeterminato, ho uno stipendio, dal mio punto di vista, rispetto a quello che guadagniamo in Italia, stellare. Stellare anche perché, siccome ho un dottorato di ricerca e lavoro in un ambiente statale, quindi un centro di ricerca, in Germania esistono delle tabelline, ok, di stipendio, per cui se tu hai un dottorato di ricerca non puoi prendere meno di un tot, ok? Io racconto sempre questa cosa molto buffa, per cui quando sono arrivata, ho fatto il colloquio, il mio capo tedesco mi aveva chiesto di fare una proposta economica, io l'ho fatta, e pensando di aver chiesto una somma assurda, ok? E tutti gli amici mi dicevano: guarda che stai chiedendo poco, guarda che stai chiedendo poco. Dicevo: ragazzi, ma voi siete matti, cioè sto chiedendo il doppio di quello che prendo qua, ma siete matti, cioè questo mi manda via calci, no? Quando gli ho fatto la proposta, lui mi guarda e mi fa: ah, quindi vuoi questa cosa? Ripetimelo, quindi vuoi questa cifra? Gli faccio: sì, ok, va bene. Quello che è successo è che quando mi è arrivato il contratto, mi sono ritrovata con 5.000 euro in più sul contratto, perché da tabellina statale le risorse umane si sono accorte che avevo un dottorato e non potevano darmi meno di quello. Certo. Wow, fantastico, cosa che nessuno mai qui. Io ho mi è arrivato il contratto e ho detto: ma com'è possibile? Hanno fatto un errore? No, non hanno fatto un errore. No. Ok, quindi c'è una
in un certo senso c'è un riconoscimento della professione e dello studio fatto, che in Italia purtroppo da un punto di vista economico diciamo non ho trovato, anzi non l'ho proprio trovato, neanche proprio il riconoscimento non l'ho trovato. Ho trovato tante altre belle cose, cioè il riconoscimento della mia professionalità sì, ma stiamo parlando da un punto di vista di come ti vai a farti la spesa, ti porti a casa la pagnotta, che è tanto quanto importante, mi viene da dire. Però ci sono tanti, cioè, questo non significa che non si possa fare questo lavoro in Italia, anzi si può fare, ci sono tantissime realtà bellissime, bisogna un po' adattarsi ed accontentarsi, cioè accontentarsi, adattarsi a quello che offre l'Italia fondamentalmente. Cioè, io dico sempre, prima di andarmene, ripetevo sempre questa cosa, di riandarmene, che l'Italia è come una mamma un po' grossa, un po' cicciottella, tipo super accogliente, che ti accoglie, cioè che proprio ti abbraccia, ti fa sentire super a casa, super felice, ma ti dà da mangiare a pranzo, mezzogiorno e cena patate. Capito? Tu sei un po' felice, capito, nelle sue braccia, cioè sei un po' contento perché dici che bello, però dici, madonna, ma ancora patate? Cioè, ma basta. Questa è bellissima. C'è Andrea che ci chiede, ci fa la domandona. Ma in Italia quanto ti pagavano? Cioè, ti pagavano i comunicatori meno degli assegnisti? Questa è la domanda importante. Sì. Ti pagavano meno della mia coinquilina, e io non so chi è connesso, però vabbè, ormai è andata. Mi pagavano meno della mia coinquilina. All'epoca avevo una coinquilina che si faceva il dottorato di ricerca. Io avevo già un dottorato di ricerca e già dell'esperienza. Mi pagavano meno di lei. Perfetto, molto bene. Vabbè, ok, sì, solite robe un po'. E adesso prendo 400 euro. Ok, quindi va bene. Ottimo, cioè non c'è che non significa che bisogna, cioè non so come dire, parliamoci chiaro, non è che ci sono altri problemi, cioè nel senso, adesso non ho la mamma che mi abbraccia e che mi fa sentire a casa e che mi fa sentire feliciona, ho la neve ad aprile, capito? Esatto. Quindi, cioè, nel senso, la coperta è sempre corta in qualche modo, la coperta è sempre corta, e in Italia mi trovo benissimo, ho dei colleghi pazzeschi, Dyer, che è stato uno dei periodi più belli della mia vita, e ne sono profondamente grata di quel periodo per tantissime cose, però purtroppo quello è, e a volte veniva a volte ti veniva un po' la frustrazione di dire, ma cazzo. Cioè, ma mi hanno illuso, capito? Perché mi hanno detto che se avessi fatto dottorato all'estero, no? Poi sai, torni e cosa? E niente, perché di base non è che è cambiato molto. È come se fosse un mercato saturo, purtroppo. Che in realtà non è vero, è semplicemente perché non viene distribuito, è un mercato saturo semplicemente perché non ci sono abbastanza soldi, ma vallo a far capire a quelli che non è quello. Secondo me, mi dispiace, ma secondo me non sono i soldi, sai? No, cioè, è la volontà di usarli. Sì, io sono troppo convinta di questo, non me lo toglie da testa nessuno. Davvero. Secondo io lo dico sempre, se dovessi rinascere, sindacalista, probabilmente, e il mio animo sindacalista mi dice che c'è una parte di non desiderio di cambiare le cose, c'è una parte, ma da parte dei dirigenti d'azienda, da parte dei dirigenti fondamentalmente anche, che si continuano ad adeguare al mercato, e il mercato è quello è, ma se nessuno fa mai, se Il nessuno grande alza un po' salto. l'asticella, capito? Se nessuno alza un po' l'asticella e continua a dire, ma io non ti posso pagare più perché guarda, cioè, pure loro non è che pagano tanto, anzi, ti pago più di loro, capito? Questo è il mercato, ma quindi boh. Quindi voi, infatti. Va bene, direi che se non ci sono altre domande dal pubblico che ora triggero, spero, ti faccio direi l'ultima domanda che per me è abbastanza importante e fondamentale. Cioè, pensi che
l'applicazione di questa prospettiva di genere nella narrazione, in ambito di divulgazione e comunicazione scientifica e soprattutto del ruolo delle donne nella scienza, possa incidere su, e su quali tempi magari, sul fatto che appunto finalmente ci sia una volontà da parte dei dirigenti o di coloro che decidono le cose essenzialmente nel revisionare il sistema com'è per renderlo più equo, cioè davvero il potere trasformativo della narrazione è in grado di modificare lo stato delle cose? Io sono convinta di sì, però è un argomento che viene problematizzato e il potenziale trasformativo della narrazione è fondamentale, però essenzialmente solo quando c'è un elemento di impegno sociale che poi si diffonde trasversalmente nella società e diventa una battaglia civile. Lo stiamo vedendo con il DDL Zan, per esempio, in cui c'è una parte preponderante del paese che vuole la votazione, ma ci sono comunque degli accrocchi politici con i loro elementi di sostegno che sostanzialmente fanno ostruzionismo. Ecco. È un esempio, mi sembra un paragone, forse no, magari no, fuori sì, luogo, certo. Però insomma No, è una no, cosa d'attualità. In realtà no, ma secondo me chiaramente la narrazione è solo una delle cose ed è una cosa importante, non può essere l'unica. E secondo me, chiaramente, per fare il passo più grande ci sono le istituzioni che devono decidere di fare cose, ok? La narrazione è un po' il concime che dai alla pianta per farla crescere meglio, più in fretta e perigogliosa, secondo me, io la vedo un po' così. Però può avere, secondo me, sicuramente anche sulla politica in qualche modo, questo è indubbio, come hai detto tu con il DDL Zan, mi pare che la comunicazione, la narrazione, bah, non so poi quanto effettivamente cambierà le cose, le tempistiche, però insomma se ne è parlato tanto. Riprendendo l'esempio della donna a caso, che mi fa molto sorridere, lei appunto ha questo profilo su Instagram che vi consiglio di seguire, dove quotidianamente più o meno pubblicizza articoli di testate nazionali o più piccoline, ma spesso nazionali, che parlano di queste donne a caso. Ma sai quante volte è successo che lei postasse lo screenshot dell'articolo e dopo 5 minuti la testata Ritira. ricambiasse il titolo con il nome? Fantastico. Beh, meraviglioso, bellissimo. Questo è un enorme esempio di come poi a un certo Esatto. punto certi esempi di comunicazione, chiaramente sommaria, diciamo, se non vogliamo dire direttamente sbagliata, possano essere sottoposti a un processo di shaming che li fa correggere. Cioè, questo è Esatto, fantastico. assolutamente. Cioè, lei è proprio pazzesco quello che riesce a fare ed è riuscita a fare in questi mesi, ma è successo spesso, è successo spesso. Quindi, paradossalmente, secondo me, i giornali hanno anche in qualche modo, stanno iniziando a capire che devono allinearsi, ok? Cioè, l'obiettivo sarebbe che avessero una linea editoriale che li impedisca di fare certe uscite. No, ma purtroppo al momento non c'è ancora questa cosa. Beh, Però abbiamo libero in questo paese, voglio dire, un fottuto casino, scusate le no, ma volgarità, però infatti, cioè, insomma. capito? Però sì, questo è un po' quindi per rispondere alla tua domanda, sicuramente in qualche modo sì, ma non può essere l'ultima cosa, l'unica cosa, ovviamente. Sì, quindi sia policy maker, quindi raga, se siete policy maker e ci ascoltate, fatelo. Sì. E noi come Miss Science cosa possiamo fare in questo senso, secondo te? Cioè contribuire appunto a mettere lì il concime che serve, ma c'è qualcos'altro che secondo te si può fare? Tipo, non lo so, andare a influenzare la formazione delle persone di grado scolare, ecco, una cosa del genere magari. Sicuramente sì, cioè nel senso, secondo me. Ripeto, una cosa che non
Dipende da che cosa si vuole andare a puntare fondamentalmente, cioè ci sono tanti, cioè un po' come la cipolla, ci sono tanti livelli di questo gender gap, no? Sì. Nella scienza, cioè c'è il gender gap che significa che c'è il gender pay gap, oppure c'è il gender gap nel senso che poche donne arrivano all'apice della carriera, ok? E ci sono vari motivi per cui queste donne non arrivano all'apice della carriera. Uno di questi motivi sono i motivi sociopolitici, ma uno di questi motivi è anche magari lo stereotipo di se stessa che ha la donna, che la donna non può farcela. Quindi magari Meet Science potrebbe lavorare su scardinare lo stereotipo, capito? L'effetto di empowerment, sì. Sì, cioè non può lavorare tanto sulla politica sociale di quanti mesi di paternità o maternità ti do, questo probabilmente al momento non ci potete fare, no. Però si può lavorare su aiutare a cambiare lo stereotipo e a, come dicevi tu, empowerment è una bella parola, aumentare, dare maggior consapevolezza e potere alle giovani ragazze, ma anche ai giovani ragazzi. Sì, non sì. Dimentichiamo di fondamentali, fondamentali. Certo. Una cosa che dico spesso è anche che i ragazzi di oggi saranno i leader del futuro, così che come le ragazze di oggi saranno, si spera, i leader del futuro. Ma io credo che più spesso nel futuro ci sarà maggiore attenzione, io credo e spero, maggiore attenzione a queste tematiche. Se tu sei un giovane oggi e diventi un leader del futuro che non è sensibile a queste tematiche, io non lo so se riuscirai veramente a fare carriera. Vero, vero, perché stanno diventando di importanza primaria e se veramente poi alla fine l'Agenda 2030 conta qualcosa, il Sustainable Development Goals contano qualcosa, se è vero che la Gen Z è così diversa dai propri genitori e già dai millennial, allora forse qualcosa cambierà e già qualche seme di questa cosa si vede, perché lo scuotimento tellurico che provocano nella coscienza dei cinquantenni, sessantenni e le persone più anziane, sì, certi costumi delle persone che adesso hanno meno di 20 anni, beh, oddio, si vede il livello del... cioè, non lo so, io credo che l'unico motivo per cui non ci sia ancora stato un terremoto in tutte le famiglie è che ci si basa sulla separazione dei compiti, perché veramente anche la stessa questione dei ruoli di genere è talmente tanto diversa. La narrazione del ruolo di genere dei miei genitori, per esempio, della generazione dei miei genitori, rispetto a quella delle persone un po' più giovani di me e magari anche della mia stessa generazione, che non solo non capiscono le parole, cioè non capiscono reciprocamente le parole, ma le usano con accezioni diverse, cioè parole che sono spregiative per la generazione per le generazioni passate diventano delle parole neutre, ma nel corso di pochissimi decenni. Questa cosa è wow, cioè è una roba sì. Fantastica, secondo me. E quindi... sì, c'è Andrea che dice la cosa fondamentale è coinvolgere anche la parte maschile è non scoraggiare il comportamento equo in quei momenti tipo la costruzione di una famiglia, perché Andrea ha uno studente di dottorato che è tipo è diventato padre durante il dottorato per la terza volta, se ricordo bene, quindi lui diciamo che incentiva la cosa assumendo persone che poi vanno in paternità in Svezia. Ok. Quindi... comodo. Esatto, questa cosa è molto divertente. Brava. No, beh, però vabbè, perché valeva un po' come aneddoto, cioè nel senso sì. Ci metterà più anni a fare il dottorato questo ragazzo, di quanti non ce ne metterà probabilmente questa sua famiglia, evidentemente. Probabile. Vabbè, comunque, sì, ragazzi, voi sulla chat vi state divertendo molto, però non vedo domande nuove, dovete dirmi le domande che vi premono, che sono pressanti. Perché stanno facendo delle battute anche su di me, ma io non lo so, cioè a un certo punto ho detto no, ma Giulia, ma devi diventare tu una role model, ma che ne so, ma no, ma ti pare, ma perché no, ma certo, scusami, assolutamente, ecco, vedi, questa è una cosa bene. Che fare, trasformarti in una role model a patto che tu già non lo sia, mi viene da dire. Comunque, va, sai, è quella roba lì, per cui la cosa più bella per dei role model, secondo me, è il fatto di non sapere di esserlo, così continuano a fare la loro
la loro vita senza farsi troppe pippe mentali. Sì, questo è vero. Quindi insomma, vabbè. Ah, ecco, a proposito, nel frattempo che c'è il tempo di loading per le domande eventuali, io volevo fare il momento consiglio dei libri, perché di solito noi alla fine, cioè quando carichiamo le interviste su YouTube, perché ora siamo su Twitch, e appunto poi le ripubblichiamo dicendo: ok, per questa live ci potrebbero essere dei consigli di lettura, perché abbiamo parlato di questa roba e c'è questo libro interessante in merito a questa cosa. Per questa live vi do già i consigli di lettura alla fine della live, che semplicemente sono volti a dire: se avete a cuore questi temi, provate a farvi un giro su questi libri, che vi dovete leggere tutti, anche perché io non l'ho fatto, ma comunque, cioè non ancora, perché ogni volta sono una di quelle persone che iniziano a leggere un libro, poi bordello totale, troppe roba da fare, quindi ne ho letto un terzo e l'ho accantonato. Quindi, ah, devo Anch'io non l'ho finire. finito. Vedi, cioè, terribile. Vabbè, fa Sono a niente. metà, lo ammetto. Esatto. Comunque, l'importante è capire molto bene la parte che si legge, e poi nel momento in cui ti serve recuperare il pezzo che ti manca, finirlo, credo, ma non lo so. Esatto. È un consiglio che in realtà non sono la persona più giusta per dare, ma fa niente. Appunto, il primo libro era un libro di cui trovate una bellissima presentazione sul canale di Scienza Scientist, che è Per soli uomini, cioè Una società per soli uomini, di Emanuela Griglia e Guido Romeo, perché hanno fatto questo libro fantastico diviso per capitoli. Come vedete, i capitoli che avevo iniziato erano dal dottore e in laboratorio, perché erano legati all'ambito biomed, e dove si parla del fatto che come sono raccolti i dati a volte influisce sulle decisioni che vengono prese sulla base dei dati. E questa cosa è tendenzialmente maschilista, per una serie di bias che sono stati ereditati, in certi casi in maniera volontaria, in altri casi in maniera involontaria nel corso della storia. Secondariamente, dato che stiamo parlando di femminismo in diverse forme e di narrazione di ruoli di genere, una roba interessante è aggiornarsi su cosa vuol dire il femminismo contemporaneo. Questa è un'antologia facilissima e super economica della Feltrinelli, che io ho trovato illuminante, che dice: donne, si diventa, come il saggio della Simone de Beauvoir, che parte essenzialmente dalla Simone de Beauvoir e parla anche degli interventi, cioè sono dei brani tratti dalle opere classiche di una serie di femministe, tra cui delle femministe postmoderne. È un'antologia essenzialmente di filosofia, ma ci sono diversi interventi, tipo uno di Donna Haraway dal Manifesto Cyborg, che parlano della biopolitica, che è una roba essenzialmente legata al ruolo della scienza nella definizione dei termini anche filosofici in cui si muove la considerazione delle tematiche di genere all'interno della società in relazione alla scienza, cioè di come la scienza sia una forma del potere della società, e la narrazione della scienza influisce sulla narrazione della società, del genere e di bla bla. E l'ultima cosa è questa: in realtà, se vi volete incazzare, leggete questo, cioè Lori Penny è una giornalista britannica che parla di femminismo dalla prospettiva transfemminista in una maniera estremamente polemica. Questo è un pamphlet, parlando di come essenzialmente uno degli elementi portanti del maschilismo contemporaneo, quel soffitto di cristallo che fa fatica a cadere e che è un po' anche l'anima del maschilismo dei dati, è la società post-capitalista in cui viviamo. Cioè, non serve essere marxisti per sapere che il sistema capitalista odierno ha dei grossi limiti, uno tra tutti il problema dello sviluppo, e quindi addirittura parla del mercato della carne. La carne ovviamente sono i corpi delle donne, e come potete vedere è incazzatissimo questo pamphlet. Però in realtà all'interno non è così solo ed esclusivamente arrabbiato, perché parla di un sacco di cose belle che sono anche l'argomento di stasera, per esempio. Ok, leggo dalla chat. Esatto, Andrea ci dice: Silvia, dacci tu dei consigli di lettura per diventare bravi comunicatori della scienza. Giusto, bravo. Oddio, io sono pessima, ragazzi, con i titoli dei libri. No, me lo devi dire Niente. prima. No, Era io questa l'ha leggo detto tantissimi. Andrea adesso, io non giuro che non è Andrea. colpa mia.
No, io leggo tantissimi articoli più che libri. Leggo tantissimi articoli e adesso magari ve ne mando due. Sì. Questo posso farlo perché la mia cartellina su Che Google, bello. Tira. C.com, e allora vediamo, eh. Dove sei? Ecco, lo trovo. È il momento in cui si deve connettere il proiettore nell'aula video. È presente, no? È quel momento in cui tutti Esatto. attendono. Allora, questo è un articolo bellissimo che io trovo da sto. Aspettate. Me lo mando. Questo è uno che ho trovato bellissimo. Poi aspettate che ve ne mando un altro che per me è tipo un pillar, ma vediamo se lo trovo. Dovrei averlo, ma parla del, cioè quello che sto cercando e che non so se trovo. Parla di del perché stiamo attraversando l'era del fallimento dell'expertise. Cioè, ma dove sei? Ah, forse è qua. Aspettate, ci sono forse. Nel frattempo Andrea dice che ne ha anche lui di articolo sul tema che gli piace molto e da consigliare, di Murray S. Davis di That's Interesting. Eccolo, Eccolo, questo ok. Adesso lo prendo. parla It's di time for expertise and literature. democracy. The crisis of expertise si intitola, è una long read, diciamo. E anche quello è abbastanza molto importante, devo dire. Perché, come avete citato voi oggi più volte, no? Gli scienziati, perché non si ascolta lo scienziato, l'esperto, perché? Perché? No? Cioè c'è un problema alla radice che questo articolo secondo me tratta molto bene. Quindi chiedo venia se non vi ho portato dei libri, Benissimo. ma io sono più un'articolara. Ma è una cosa bellissima, soprattutto i long read, cioè i formati lunghi degli articoli, sono dei Esatto. lunghi saggi ed è bellissimo perché è più facile leggerli dei libri, però contengono un sacco di contenuti e milioni di referenze, quindi in realtà alla fine sono come un libro, se uno deve andarsi a vedere tutto. Ve ne mando un altro e poi Sì. basta, giuro. No, vabbè, Anche vado, questo ho tu trovato domanda. bellissimo. Questo è bellissimo, ragazzi, cioè sappiatelo, preparatevi. Questo sulla vaccine hesitancy, che ti spiega come combatterla. Ovviamente scoprirete che non c'è un modo, però vabbè. Spoiler! No, in realtà non c'è. No, in realtà ti spiega che ci sono tanti, che dovrebbero esserci tanti approcci. E qui, se non sbaglio, trovate anche l'esempio della sifilide che vi dicevo prima, o delle varie categorie di persone e dei vari motivi per cui le persone non si vogliono vaccinare. Quindi questi tre, secondo me, sono un Super po' bomba. molto belli, sì. Va bene, no, mi sa che non ne so neanche uno. Devo recuperare. Bene, quindi direi che se non abbiamo altre domande possiamo salutare Silvia e È ringraziarla super per stato molto l'intervista. bello. Grazie, anche per me assolutamente. Quindi se ci siete battuti un colpo 3, 2, 1, ok, no, a posto, la nostra chat si è silenziata. Grazie mille a tutti D'accordo. e Grazie a vi tutti. ricordo il prossimo appunto, appuntamento con Meet Science sarà il prossimo lunedì con Laura che parlerà di patologie legate alla cartilagine delle ossa mediante il modellamento di malattia con Roberto Narcisi, col professor Roberto Narcisi. Grazie mille a tutti. E Buona serata, buona serata. buonanotte, Ciao a tutti. ciao, ciao ciao.